ok. Sono su colonna, sto oscillando con i miei. Wow. Con i bro, mica con i tuoi friend. Milone Balenciaga sono i miei close friend. Gucci, Fendi, Prada, Balenciaga. Solo a me piace questa canzone. Allora, ragazzi, benvenuti in questo video, sono Samu04YT. Oggi siamo tornati in questo nuovo porco di video. E oggi inizieremo ovviamente parlando sempre del coronavirus, perché oggi voglio sfocarmi con le foche. Tu cazzo guardi? Raga, ma non sembra proprio lui, Balot? Non sembra questo qua? Secondo me non capisci di calcio. Vero, ragazzi, sembravo Balotelli, no? Come sempre. Sponsorizziamo sulla cima del rasoio, inquadra bene. Ok. Oggi voglio parlarvi della gente che pensa che, soprattutto di un, non faccio nomi di paesi, però in zona Brescia c'è gente che pensa che se tu compri la mascherina il virus non ti viene. Se tu compri la mascherina, la gente pensa, se tu compri la mascherina il virus non ti viene. Ma che c***o stai dicendo? Lo compra solo se tu ce l'hai, per non darla agli altri. Hai capito? Quindi te che stai guardando sto video qua, lo capisci? Allora, sono tornato più calmo. Ho già scritto su Instagram che due persone ci andranno, l'ho già detto anche a quello del proprietario. Ormai. Ragazzi, hanno aperto nuovo negozio, cioè devono aprire, stanno aprendo. Ah, schiaccia tu. Ah no, vado solo. Che si chiama pizza al trancio, focaccia, friggitoria, tele. No, che stavamo parlando del coronavirus. Coronavirus. Stavano dicendo che praticamente la gente pensa che se tu su telegiornale hanno detto che se tu hai la mascherina non è perché hai pure di, cioè nel senso tu hai paura. State esagerando. Non potete andare a fare una cazzo di spesa di 1000 euro, porco di, tanto non succede un cazzo. Ma capisci o no? E stavo dicendo che se tu compri una mascherina non è perché tu, come cazzo si dice, se tu compri la mascherina, porco di, ecco, la compra solo a per chi serve. Perché metti che tu hai raffreddore, tu la hai il virus, tu la compri per non farlo passare agli altri. Ragazzi, non è che se tu vai in giro e fai passi il coronavirus agli altri, nel senso che se tu compri la mascherina non lo passi, che cazzo.